Buonasera siciliani e siciliane e bentornati al TG Antudo. Inizia questa sera alle ore 21 la nuova protesta dei lavoratori marittimi di BlueJet che si concluderà alle ore 21 di sabato 29 maggio. Tanti mesi di ripetute proteste con i lavoratori al decimo sciopero sono un evento-anomalo indispiegabile nel contesto occupazionale di un'azienda pubblica, dichiarano Filt, CGIL e Will Trasporti. Soprattutto quando ci sono di mezzo le delicate regole dell'attraversamento sullo stretto di Messina. L'azienda pubblica BlueJet di Rete Ferroviaria Italiana non accetta il confronto sul tema del dumping contrattuale avanzato da mesi per i circa 100 lavoratori marittimi che, pur svolgendo analoghe mansioni di colleghi ferrovieri, hanno un trattamento contrattuale diverso e penalizzante. Per questo, come riporta il Quotidiano di Sicilia, chiamano a raccolta la politica e le istituzioni in un evento programmato per il prossimo 14 giugno, che ponga al centro la vertenza dello stretto e dei lavoratori di BlueJet, con il relativo indotto afferente al sistema di traghettamento veloce da anni in attesa di nuovi bandi d'appalto. Cambiamo argomento. Ancora difficoltà a erogare le borse di studio per gli studenti siciliani idonei. Questo quanto emerge dall'ultimo referto sul sistema universitario elaborato dalla Corte dei Conti. Lo scorso anno, su oltre 22.000 studenti idonei, hanno ricevuto l'assegno meno di 18.000, il 79%. Nel 2019 era stato pagato il 72% degli aventi diritto, nel 2018 il 68%. Numeri che fanno della Sicilia l'unica regione italiana che registra un grado di soddisfazione non superiore all'80%, anche se il trend risulta in crescita negli ultimi anni. Sulle borse di studio, l'isola è sotto la media del Mezzogiorno. Realtà come Campania, Basilicata e Puglia soddisfano tutte le richieste degli studenti, mentre la Calabria sfiora il risultato superando il 99%. Su altri aspetti del sistema universitario, le criticità del meridione emergono in modo più uniforme. Secondo la Corte dei Conti, l'Italia ha un tasso molto più elevato di abbandono scolastico rispetto alla media UE, in particolare nel sud. Quanto all'università, la percentuale di persone che ha completato il ciclo di istruzione superiore rimane bassa. Pesa di certo la forte migrazione e la mancanza nell'isola di università di eccellenza. I dati del 2020-2021 non sono ancora disponibili, ma la Corte dei Conti mette le mani avanti. La pandemia da Covid-19 potrebbe determinare una riduzione delle iscrizioni. Io con questo concludo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19, e in replica alle 20:21:45 su TVM, canale 18 del Digitale Terrestre.